Benvenuti a questo incontro con il decoupage pittorico ambientato. Oggi decoreremo un orologio. Procuriamoci una sagoma di legno, MDF o multistrato, che abbia una forma piacevole. Iniziamo a passare una prima mano di carta vetrata numero 150 per levigare il legno ed eliminare le imperfezioni. Spolveriamo la tavoletta con un panno o un pezzo di Scottex. Adesso utilizzeremo una vernice all'acqua come turapori. Stendiamola con una piattina sintetica numero 20 o numero 30. Le setole dei pennelli sintetici risultano morbidissime e per questo adatte alla stesura di qualsiasi prodotto, senza lasciare striature o parti irregolari. Andiamo ad incrociare le pennellate per evitare di stendere zone con più o meno prodotto. Asciughiamo con un phon. Ora useremo del fondogesso all'acqua o dell'acrilico bianco. È un prodotto a base d'acqua. La pulizia dei pennelli andrà fatta con acqua tiepida e sapone. Stendiamo il prodotto in tutte le direzioni, avendo cura di dare uno strato abbastanza sottile. Facoltativamente potremo anche dare più di una mano di questo prodotto, che in questo modo rimarrà più levigato e più coprente. La preparazione del fondo è molto spesso trascurata. È invece una fase importante per la buona riuscita del lavoro. Esistono vari prodotti aggrappanti per dare la base preparatoria adeguata. Tra questi ci sono anche la cementite e il primer. Sarà una scelta soggettiva da adattarsi ai supporti scelti. Curiamo bene i particolari, cercando di non tralasciare i bordi e le parti irregolari. Se necessario, possiamo diluire leggermente il fondo bianco con dell'acqua. Questo dipenderà comunque dalla densità del prodotto. Acceleriamo l'asciugatura con un phon. Utilizzeremo ora una carta vetrata sottilissima numero 800. Dovrà essere impermeabile, così che potremo bagnarla per evitare che successivamente possa graffiare la superficie trattata. Questo tipo di carta è reperibile facilmente nelle ferramenta e nei negozi di hobbistica e utilizzata solitamente dai carrozzieri per non graffiare le verniciature. Procedendo in questo modo, il fondo ottenuto sarà molto levigato, senza l'effetto del legno grezzo. Passiamola con movimenti rotatori. La superficie dovrà risultare perfettamente liscia. Eliminiamo il pulviscolo sulla tavoletta con un panno morbido o un pezzo di carta Scottex. Utilizziamo sempre come turapori una vernice finale ad acqua. Questa servirà a isolare la superficie. Successivamente questo passaggio si rivelerà molto utile anche nella fase pittorica. Ora bagniamo la carta vetrata numero 800, quella impermeabile, per levigare la vernice turapori. Infatti anche le vernici potranno essere trattate in questo modo, per renderle lisce e senza imperfezioni. Ripuliamo la tavola dalla polverina della vernice. Scegliamo la nostra carta. Il decoupage pittorico ambientato ha la particolarità di avere come soggetti delle ambientazioni e dei paesaggi. Ritagliamo prima grossolanamente le varie parti del paesaggio, che dovremo ricostruire successivamente. Useremo delle forbicine specifiche. Troveremo in commercio quelle adatte per le nostre esigenze. Le più precise nel ritaglio sono di solito quelle con punte allungate e sottili, curve o diritte. Inizieremo ora a ritagliare i particolari. Un ritaglio eseguito bene si rivelerà indispensabile per avere un lavoro ben fatto. Si utilizza la punta delle forbicine e non la parte centrale della lama. Inizieremo dal centro dell'immagine e poi si procederà alle zone esterne. Se dovessimo lasciare dei bordi bianchi, potremo successivamente colorarli nella fase pittorica. Nella composizione cerchiamo di dare un senso alle immagini, quindi sia nelle ombre che nelle proporzioni e colori, stiamo attenti a creare qualcosa di piacevole. Ecco i ritagli scelti. Ci saranno tutte le varie parti disposte per creare la composizione.
avremo il rametto, l'erba, la colomba e tutte le parti da incollare. La soluzione migliore è quella di avere almeno una trentina di soggetti diversi, nella quale non devono mai mancare ederine, campanule, convolvoli, farfalle ed altri piccoli particolari. Procuriamoci per fissare provvisoriamente la composizione della gommina per poster. La troverete in vendita anche nei supermercati, oppure potete utilizzare della colla spray riposizionabile. Mettiamone dei piccoli pezzetti dietro ai ritagli. Iniziamo dal quadrante dell'orologio. Ora procediamo con un cespuglio. Affianchiamo dei rami inserendoli sotto il primo ritaglio. Applichiamo un alberello sovrapponendolo al cespuglio. Posizioniamo ora la parte principale della composizione, quella con il cane, la casa e tutto il paesaggio retrostante. Mettiamo due pezzetti di gommina per fissare provvisoriamente l'immagine. Nella parte sottostante inseriremo il gruppo dei cani più piccoli. Teniamo conto anche delle dimensioni. Terminiamo il nostro lavoro come più ci piace. Un ultimo tocco sul quadrante. Incolliamo il quadrante sistemandolo un po' sotto l'immagine principale. Con le dita sfreghiamo sul ritaglio, cercando di eliminare bolle d'aria e imperfezioni con le mani. Ora, con una spugnetta inumidita e ben strizzata, tamponiamo sulla carta dal centro verso l'esterno, così da perfezionare il lavoro di incollaggio. In questo modo tutto sarà perfetto e senza parti che tenderanno a sollevarsi. Incolliamo la colomba sul quadrante, sempre con lo stesso sistema. Incolliamo in questo modo tutta la composizione. Siamo ben attenti che la colla sia stata messa su tutta la superficie in maniera omogenea. Non dimentichiamo parti senza colla, poiché successivamente la carta tenderà a sollevarsi. Per provare se tutti i ritagli sono a posto, usiamo un pennello e proviamo a staccare i bordi. Sicuramente qualche pezzetto sarà scollato. Aggiungiamo dell'altra colla e aggiustiamo il tutto. La fase dell'incollaggio è una delle più difficili nel decoupage. Molti di noi hanno difficoltà nell'evitare grinze, bolle o rotture della carta. Asciughiamo con un phon per accelerare i tempi. Iniziamo ora la fase pittorica con i pigmenti. Questi sono polveri colorate che venivano utilizzate fin dall'antichità. I migliori sono quelli naturali, che hanno un potere colorante altissimo e quindi ne basta la punta di un pennello. Si possono diluire in vari modi. Quello che noi useremo è quello con acqua, medium gel addensante e vernice all'acqua come fissativo. Sarebbe opportuno prepararli prima, tenendoli in un barattolo così che non subiscano alterazioni. La vernice all'acqua verrà aggiunta al momento dell'utilizzo. Iniziamo a fare delle tamponature molto leggere. Non si dovrà mai ripassare sopra il colore appena steso, altrimenti questo verrà asportato dal pennello. Si dovrà far asciugare tra una sovrapposizione e l'altra.
Le sovrapposizioni serviranno per ottenere le sfumature e per rafforzare i colori. Si comincerà sempre dal colore più chiaro e man mano si intensificherà la tonalità e poi via via si passerà a quello più scuro. Si giungerà ad una tonalità sempre più simile al ritaglio, così da farlo confondere con la sfumatura. È importante che le sfumature siano delicate, con colori tenui, che cambino gradatamente perdendosi nel fondo. Cerchiamo di non creare aloni tutto intorno alla figura, ma di sfumare gradualmente il colore. Per avere dei risultati soddisfacenti, cerchiamo, mentre sfumiamo, di seguire i colori del disegno. Ad esempio, se avremo dei petali gialli, intorno a questi sfumeremo con il giallo. Acceleriamo l'asciugatura con un phon. Prepariamo ora il pigmento verde acido, sempre allo stesso modo. Iniziamo a picchiettare vicino alle zone verdi chiare, creando delle sfumature delicate che arrivino gradualmente fino al bianco. La particolarità del decoupage pittorico è che le gradazioni di colore cambiano delicatamente, creando un effetto finale molto gradevole e delicato. Man mano che si procede, si sovrapporranno delle parti con diverso colore, che daranno un effetto cromatico suggestivo. Utilizziamo un phon per asciugare anche questo strato di colore. Prepariamo adesso una terra d'ombra per creare delle zone più scure che diano profondità. Lavorando il colore nel piatto, sporchiamolo un po' anche con il verde usato precedentemente. Scarichiamo bene il colore dal pennello sulla carta assorbente. Picchiettiamo intorno all'immagine il terra d'ombra allargando il colore il più possibile. Sempre con il marrone tamponiamo nella parte bassa della composizione, sfumando un po' dappertutto, ma soprattutto in prossimità delle zone scure. La nostra composizione sta già assumendo un aspetto più completo ed i ritagli sembrano già far parte di un unico contesto. Come avrete potuto notare, il pittorico utilizza quasi esclusivamente immagini floreali, animali, ambientazioni delicate, con colori tenui. Ne scegliamo un verde di una tonalità più scura. Sempre con lo stesso sistema, sfumiamo le zone con questo colore. Sarà molto interessante vedere l'effetto del verde sul marrone precedente. Il disegno acquisterà movimento e diverse tonalità. Continuiamo con il pennello e con il verde il nostro lavoro. Volendo, con un pennellino piccolo e del colore acrilico, si possono riprendere i fiorellini, i fili d'erba e le ombre, in modo da rendere pressoché impossibile distinguere la pittura dal disegno. Se poi abbiamo dimestichezza con i pennelli, potremo realizzare dei lavori che ricorderanno un disegno fatto interamente a mano, con effetti sorprendenti. Tocchi veloci ma delicati daranno l'effetto voluto. Continuiamo sempre con il verde scuro. Diamo profondità alle varie parti. Le sovrapposizioni aumenteranno la gamma delle tonalità dei colori. Per esercitarvi in questo lavoro vi consigliamo di fare diverse prove con figure semplici. Per quanto riguarda la scelta dei pigmenti, sarà meglio avere i colori primari più qualche terra, il bianco e il nero. Con questi riuscirete ad ottenere tutti i colori voluti. Potete aiutarvi con una tavola cromatica per creare tutte le tonalità che vi piacciono. A differenza degli acrilici, i pigmenti daranno dei colori più trasparenti e ci permetteranno di fare delle velature e degli effetti di invecchiamento. Nella parte bassa dell'orologio scuriamo con un verde. Continuiamo a picchiettare delicatamente. Stiamo attenti a non premere troppo sul pennello, poiché questo prenderebbe una forma troppo allungata e la sfumatura non sarebbe più la stessa.
possiamo ammirare la particolarità e l'originalità dei lavori realizzati con questa tecnica. Con il decoupage pittorico ambientato, gli oggetti decorati assumeranno quel tocco in più che con il decoupage normale non riusciremo ad avere. Noi vi abbiamo dato uno spunto, voi aggiungerete la vostra fantasia per creare soggetti e paesaggi che più vi piaceranno. Il lavoro di pittura è così terminato. Adesso, con un colore acrilico verde ossido di cromo e un pennellino, scuriamo il bordo dell'orologio per dare maggiore risalto a tutto. Il pennello non dovrà essere troppo pieno di colore, per creare un effetto leggero, un po' rustico. Facciamo questo lavoro intorno a tutta la sagoma. Se preferite, al posto del pennellino, potrete utilizzare una spugnetta e man mano tamponate. L'effetto risulterà ugualmente piacevole. Pratichiamo un foro da un centimetro di diametro e procuriamoci un meccanismo per orologio con le lancette. Guardate ora che meraviglia abbiamo realizzato. Vi aspettiamo per un altro incontro con la creatività.